Stato Quotidiano Manfredonia, Angelica Murgo. Intervistiamo Matteo Gentile, candidato consigliere per il PD nella coalizione Insieme per Manfredonia. Ciao Matteo Gentile. Buonasera, buonasera. Grazie. Lei si candida al Consiglio Comunale, quali sono le sue proposte all'interno della coalizione? Beh, guardi, la mia candidatura è stata maturata comunque negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 4 anni, dove ho iniziato un percorso all'interno del Partito Democratico. Crediamo sicuramente, tutto il gruppo del Partito Democratico crede sicuramente che è arrivato il momento di provare a dare nuova serenità ai cittadini di Manfredonia e soprattutto una credibilità al comune di Manfredonia. Sicuramente ci sono molte sfide in campo che dobbiamo tenere conto, dobbiamo provare a limitare i giovani che emigrano ormai perché hanno difficoltà sul territorio, dobbiamo provare a non far sentire più soli coloro che sono in difficoltà, dobbiamo provare a fare di più per le imprese, a creare posti di lavoro, creare occupazione, creare lavoro, dare le opportunità alle imprese di arrivare sul territorio. E quindi di motivi ce ne sono tanti. Come dicevo, il mio percorso parte da lontano, quindi subito dopo l'università nel 2014 sono tornato sul territorio a fare impresa e da subito abbiamo fatto impresa, ci siamo messi subito a disposizione del territorio per poter dare qualcosa. Abbiamo aperto uno spazio di co-working aperto ai giovani per poter fare impresa. Con Arci stiamo facendo un bellissimo progetto con l'ex fabbrica San Francesco, con molte iniziative culturali. Quindi ecco, la mia candidatura non è nello specifico solo per questa amministrazione, quindi è un'attività che parte da lontano ed è un contributo che veramente si vuole dare alla città. Grazie, le faccio una domanda per quanto riguarda la nostra rubrica di lavoro e genere. Praticamente io ho chiesto alle diverse forze politiche del territorio e anche poco fa al deputato Speranza se fosse possibile inserire una legge stile quote rosa nei diversi ambiti lavorativi, ossia per tutelare sia gli uomini che le donne nelle diverse professioni, perché dalle diverse interviste spesso emerge che gli uomini possono fare determinati lavori e le donne no, diversamente. Sarebbe opportuno magari proporre una legge che vada a prevedere delle quote nelle diverse professioni? Sarebbe possibile? Guardi, con me sfondi una porta aperta, perché ecco, quello che io ho realizzato qui a livello locale l'ho fatto insieme a mia moglie che è socio e soprattutto abbiamo insieme ed è lei la titolare e gestisce anche una nuova struttura, un glamping a Mattinatella. Quindi la nostra azienda Smart Lab sono al 70% donne, quindi credo che questa possa essere sicuramente una legge che si possa attuare e soprattutto credo che il contributo delle donne nel mondo del lavoro sia fondamentale. Bisogna fare di tutto anche con l'amministrazione comunale per provare ad aiutare, parlo di asili, parlo di scuole elementari con delle funzioni in più, per provare ad aiutare le donne a non avere difficoltà a svolgere il loro ruolo nel mondo del lavoro. Grazie per essere intervenuto.